Ciao Massimo, buongiorno, bentornato sul mio canale. Oggi parliamo dei gatekeepers, cioè la lista dei migliori, ovvero sia sono quelli che, diciamo così, che fanno notizia alternativa, che sembra che sia antisistema, però loro fanno parte del sistema. E qui potremmo fare un elenco di personaggi che tu già sai, uno emblematico è Leopardo, Gatsby, scusa che se fa. ti interrompo, scusami, Ti io prego. sento molto disturbato. Te mi senti Io ti sento bene? bene, io ti sento bene, sì, io sì, ti sento bene. E che Sì. purtroppo io ti sento molto disturbato, ora sei che è sparito. Ma no, io ci sono, io ti sento bene. No, io ti sento Benissimo. bene, quindi non lo so se la linea qui purtroppo è un problema, questo è il guaio. Vabbè, comunque vediamo un po' fin dove possiamo arrivare, sperando di poter dare informazioni adeguate a chi ci ascolta. Prego, a te la parola. Allora, intanto un saluto a tutti. Finalmente il canale è stato liberato. Sto per dire. È stato liberato dalla prigione. Ci hanno dato una bella punizione. E approfitto di questo momento, Baldo, se mi permetti, per Sì. farti notare che questa è la seconda volta, la terza volta te lo chiuderanno. Ah sì, è Quindi ti ovvio. invito bonariamente, come ho già Sì. fatto in passato tante volte, a intervenire in maniera tale da prevenire questo evento che effettivamente bisogna cercare di evitarlo, altrimenti si Sì. riperde tutta un'altra volta. Esatto. Ti ringrazio Luca che si sente bene. Io ogni tanto invece mi sento male. Comunque tanto importante che mi sentiate voi. Allora oggi parliamo di un argomento di cui non ho mai parlato, e parliamo di gatekeepers. Praticamente la definizione originale, una parola inglese, molte non la conosceranno, la vi spiego io, è l'insieme di due parole, gate che vuol dire cancello, Gabbia, proprio come il cancello di ti casa, cancello, sì. e keeper che vuol dire quello che lo tiene, no? Keeper, to Esatto. keep, o di mantenere. Keeper è Sì. quello che è in gestione, che è responsabile del cancello. Questa è un'espressione che originariamente in inglese, in inglese significa colui che è preposto a selezionare chi deve entrare e chi non deve entrare dal cancello. Immaginate una bella villa e uno che arriva, che ha il passaparola e entra. Chi non ha il passaparola rimane fuori, no? Allora, nel gergo però comune di internet, gatekeeper sono considerati coloro che fanno finta di lavorare per l'informazione alternativa e invece in realtà fanno parte dell'opposizione controllata. Se voi vi leggete con un po' di attenzione il capitolo 4 che trovate nel volume, questo qui, volume 2 della mia trilogia, affrontiamo, ti ricordi, non so se ti ricordi, Baldo, abbiamo letto che già negli anni 30 e 40 esisteva questo fenomeno qui ed era stato controllato dai controllori dei media del sistema stesso. Quindi sono sostanzialmente tutte persone che indirettamente o indirettamente, cioè percependo soldi oppure per convenienza politica, di amicizie, di fratellanza, lavorano per l'opposizione, cioè fanno finta di Esatto. lavorare per l'opposizione, in effetti lavorano per la parte opposta. Sono lì soprattutto per fare confusione e ricordatevi per intrattenervi, quindi sottolineo l'importanza della parola perché quando ci si pone di fronte al video bisogna sempre chiederci se quello che guardiamo è intrattenimento oppure qualcosa d'altro, magari educazione, può essere una cosa in termini storici di informazione, sempre in maniera critica e attenta. Allora, oggi io facciamo un po' questo intervento estemporaneo con Ubaldo, che appunto non è stato disponibile le ultime 2 o 3 settimane,
e lo facciamo un po' al volo per appunto per parlare di alcuni personaggi che molti di voi probabilmente non sospetterebbero nemmeno e che invece prove alla mano purtroppo fanno parte appunto di questo gruppo chiamato Gatekeepers. Allora, non a caso, al primo posto io do ho dovuto mettere, devo dire con mio rammarico, perché non avrei voluto assolutamente farlo, anche se, come sempre, dovete considerare la mia impostazione di base, che io non sono qui per condannare nessuno, perché dire che quello è cattivo, quello fa finta, quello non fa finta. A me questo non mi interessa niente, assolutamente nulla. Però vi butto là il sassolino così poi almeno ci pensate e fate le vostre considerazioni. Allora, è successo un episodio abbastanza strano da spiegare con Massimo Mazzucco. Ora, io avevo già notato, tenete presente che io con Massimo Mazzucco ho fatto anche un video, è caricato ancora sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri. Ci siamo tenuti in contatto, le ho mandato diversi quando avevo un video di un certo interesse, mi ricordo sui vaccini, su tante altre cose, sia quando era in America, sia quando era in Italia. Lui ha sempre utilizzato in parte queste cose, però ho notato che ha utilizzato le informazioni che poi gli ho passato qualche volta, non sempre, un po' come voleva lui. Non raccontando tutta la storia intera, mi sono sempre chiesto perché. Ora è successo che io, l'amico Jerry della libreria Mauro di Milano, che è il mio distributore della trilogia, è stato cortese e mi ha dato l'indirizzo di posta elettronica. Allora io gli ho mandato questa letterina in due parole dicendo: ciao Massimo, come stai? Ti informo che mi sono spostato in Tanzania, che sto lavorando al piano B. Io l'ho contattato per il piano B, non per diciamo una possibile intervista sul libro, eh. Io gliel'ho soltanto accennata brevemente. E quindi io gli ho mandato chiedendo se mi poteva dare un piccolo spazio per parlarne di una cosa comunque. Sicuramente che interessa almeno il 20% di coloro che non vogliono fare le vaccinazioni. Poi naturalmente non interesserà a tutti il 20%, però sicuramente c'è una piccola nicchia. Vogliamo dire di un 2-3% nocciolo duro di persone che se potessero magari un viaggetto prolungato, una permanenza di 6-7 mesi, no? O anche di un anno. Lontano dall'Italia per poi evidentemente magari a un certo punto rientrare la farebbero volentieri. E questa è stata in due parole, proprio due frasine, la sua risposta che mi ha lasciato stupito. Ciao Massimo, non mi sembra il caso in questo momento di proporre alla gente di andarsene. L'idea è proprio quella di restare e di combattere. Ecco, questa è la classica risposta che ti dà un gatekeeper. Cioè che ti dà uno che ti dice nella sostanza, eh no, in questo momento qui bisogna stare tutti uniti, bisogna continuare a combattere senza darti una motivazione vera sul perché non gli interessa il piano B. Cioè il piano B è naturalmente un personaggio come lui, che peraltro fa ora come ora. In effetti il giornalista, perché parla quasi tutti i giorni di situazioni che si creano nel mercato, nell'economia, nella salute, eccetera, fa praticamente il giornalista, senza nemmeno essere iscritto all'albo dei giornalisti, dovrebbe a mio avviso essere un po' più cauto in queste cose. Quindi io ho fatto un po' di ragionamenti e mi sono chiesto, ma come mai Massimo mi ha dato questa risposta? Alla fine ci sono arrivato. No, ci sono arrivato grazie sempre allo studio sul libro. Allora, lui in una passata intervista, faccio una storia breve perché voglio annoiare tutto, vi dico queste cose così vi fate un po' di riflessione. In una intervista passata, a lui venne chiesto se era massone o meno. Ora, voi sapete che a me non mi interessa assolutamente niente se uno era iniziato o meno, io non ho assolutamente problemi, pregiudizi. Di nessun tipo, però lui non ha detto una risposta sì no, girò intorno alla domanda.
E io questa poi mi andai a risentire l'intervista, mi sembrò una cosa abbastanza strana da fare, perché se te mi chiedi a me se io sono massone, io ti dico no, perché non sono massone. Quindi per quale ragione lui ha dovuto rigirare intorno a tutto questo discorso? Ha dovuto rigirare intorno perché evidentemente era in difficoltà nell'ammetterlo, ma lui è effettivamente massone. Allora, è evidente che lui di fronte a una richiesta tipo la mia mi dice no, guarda, non sono interessato. Perché? Perché come massone lui è obbligato al giuramento massonico. Ora è evidente che tutto questo, questa pandemia, tutto questo casino che sta succedendo è un progetto di cui ho parlato ormai tante volte, non voglio annoiare nessuno, ho presentato anche nel libro, è un progetto che andrà avanti, anni e anni. E che loro chiamano all'interno del mondo iniziatico, chiamano la grande opera. Ora, la grande opera ha evidentemente come obiettivo la prima fase del nuovo ordine mondiale, quello di tenere tutti qui e vaccinare tutti fino al 2022. E ora vi leggo infatti la mia risposta. Gli ho risposto. Ma che bella risposta! Ma non hai capito che quelli vaccineranno tutti entro il 2022? Vedo solo molti proclami, polemiche inconsistenti, poche idee e soluzioni. Il piano B è il solo esistente e ci sono molte persone che potrebbero essere interessate. Scusa, ma tu da che parte stai? Lavori mica per la Rai? Tu sei lì per informare e non per non informare. Veramente deluso. Ecco, questa è la risposta che gli ho dato. Quindi io invito tutti coloro che gli danno donazioni, che gli fanno tutte queste. Beh, benissimo, lui potrebbe essere il più grande professionista del mondo. L'unica cosa che vi posso dire è che per definizione, lui è legato come iniziato, è legato al giuramento massonico, quindi lui non potrebbe fare assolutamente niente per voi, per noi. Quindi lui è proprio il classico caso del personaggio che fa il doppio gioco. Guardate, che a me dispiace moltissimo dire queste cose, perché a Massimo gli voglio anche bene per certi aspetti, non c'ho niente in contrario con lui, però bisognerebbe che fosse un pochino più corretto, un pochino onesto. Allora, magari dando spazio anche a coloro che propongono, il mio programma è unico, non come piano B, non ce ne sono nient'altre, ma pensi che le persone, tutte le persone, lo ignorerebbero? No. Infatti ho fatto un'altra intervista, se facciamo finta che ringrazio naturalmente, Gianluca ringrazio, e è andata piuttosto bene. Ho avuto molte persone che hanno dimostrato un certo interesse. Bisogna cercare di fare qualche cosa, di agire, ve l'ho detto tante volte. Io sono anche venuto qua per dimostrare anche alle persone che non parlo soltanto, ma faccio anche le cose. Ecco. E invece c'è tanta protesta, tante discussioni, tante cose, ma poi tutti rimangono in Italia e finirete tutti vaccinati, entro il 22 chi rimane lì. Io non sono qui per mettere, cioè, per fare del terrorismo. Bisogna stare tranquilli e in un certo senso non perdere la pazienza e rimanere lucidi. Ma questo è abbastanza chiaro. Io nel gennaio, quando abbiamo iniziato Valda a fare la serie del piano B, credo fosse 3 o 4 gennaio di questo anno, ve l'ho detto chiaro che lo stracchino ve l'avrebbero fatto. Ora, io la palla di cristallo non ce l'ho, però ve l'ho detto, e io adesso vi dico che entro il 2022, che vi piaccia o che non vi piaccia, qualsiasi cosa facciate, prendere un pullman, andare in ospedale, prendere l'aereo non se ne parla nemmeno, forse prendere anche un treno, anche se dovete rinnovare la patente, voi dovrete avere la vaccinazione. Ora io spero che le cose cambino, ma se si continua con questo trend, questo è quello che avverrà. Andiamo avanti. Vediamo un po' se ci sono domande, me le controlli te, vedi che c'è un po' di gente collegata. Ubaldo, mi dai una mano se c'è qualche domanda, qualcuno? No, nessuna Sì, domanda. Luigi, sì, Luigi, sì, Luigi, sì, Luigi. Bene,
Dunque, Mazzucco è sostanzialmente un'opposizione controllata. Bravo, Sì. hai capito esattamente quello che... Non ti dico che è una persona cattiva, vediamo che è un pezzo di pane, Massimo, vediamo che capisci. Però effettivamente dalla sua risposta ho capito tante cose. Quindi dovrei essere un attimino più cortese e darmi un pochino più spazio, eh? Perché uno che lavora al pubblico deve anche rappresentare i desideri e i bisogni, no? Del pubblico. In questo caso lui ha fatto proprio un'opera di gatekeeper, selezionando la mia proposta come una proposta da non far passare. Questo è proprio l'opposto della democrazia, quella che hanno chiamato democrazia. Adesso vi dico la lista dei possibili gatekeeper. Tenete presente che sono tantissime. Se volete mi potete anche contattare, chiedetemi, io vi do la mia opinione. Se sono o meno, certamente bisogna sempre usare il condizionale perché non si sa, però se li devo osservare dal punto di vista comunicazionale, ogni tanto mi sbaglio anch'io, però in linea di massima ci azzecco. Allora, c'è un signore che si chiama Zainz, che io ho contattato 2 o 3 volte e che però praticamente poi non mi ha mai risposto. Leonardo Leone l'ho contattato per il nuovo ordine mondiale, per il libro, non per il piano B. Piano B non li ho ancora contattati. Leonardo Leone ha contattato tutti 2 o 3 volte e non mi ha risposto. Vox, che poi lo vedremo dopo, contattato 2 o 3 volte, non mi ha mai risposto. Contro TV ne abbiamo già parlato. Red Ronnie, contattato 2 o 3 volte, mai risposto. BioBlu, Messora, mai risposto. 100 giorni da Leone, mai risposto. Luca Natali, mai risposto. E adesso arriviamo a un altro pezzo forte. Anche questo è un personaggio al quale sono affezionato, posso dire, perché io, anche tutto il discorso della Rosa Rossa, anche se appunto lui fa un po' di confusione, no? Perché fa un po' di confusione, però in linea di massima de devo ringraziare Franceschetti, perché effettivamente è stato lui, no? Che mi ha dato un po'. Ho fatto un po' capire certe cose che poi io ho ripresentato nel libro, ho cominciato a approfondire, eccetera. Allora io ho fatto un commento su Facebook dicendo: questa Nanda Nunzia Alessandra Schilirò ha già belle che rotto i puntini puntini, sveglia. Ora io, andiamo a capire, io sarà stata un'espressione piuttosto dura, però non ho offeso nessuno. Cioè, ho detto che mi ha rotto, non l'ho mica apostrofata in niente, assolutamente. Se io non ho la libertà di dire quello che penso su Facebook, che cosa ci sto a fare? Tutti devono avere la libertà, fino a che uno rispetta gli altri, di sé può dire quello che vuole come opinione, ci mancherebbe altro. E allora Paolo Franceschetti mi ha risposto, siccome sono amici, e mi ha praticamente elencato tutta una serie, detto una serie di cose, vicequestore, non vicequestore, che secondo me, Paolo, se dovessi per caso vedere questo video, cosa che ne dubito, devi considerare che il punto centrale, qualsiasi cosa io abbia detto, non ti puoi mettere in una condizione per cui poi perdi la pazienza e mi dai del coglione 2 o 3 volte. Tanto più se c'è qualcosa che non ti va bene, mi devi contattare personalmente e non aprire una polemica come hai fatto su Facebook, che di gossip ce ne sono già anche troppi e a me non interessano assolutamente. Ho detto qualcosa che ho offeso, sarò il primo io a chiedere scusa perché non sono mica perfetto, l'ho fatto tante volte in passato. Quando io sbaglio una cosa, la dico. E mi scuso, quindi hai fatto tutta sta polemica, io ho portato la conversazione sul personale e siccome evidentemente sei particolarmente permaloso, forse non te l'ha mai detto nessuno, te lo dico io, e questo non denota una grande personalità, posso dire, non accetti le critiche. Allora, prima di tutto non era una critica nei tuoi confronti in nessuna maniera, ma era una considerazione nei confronti di questa signora. Va bene? Il fatto che poi tu ci sia amico o non amica, a me non me ne importa assolutamente niente di questa cosa. Però certo, io le faccio anche vedere, lui mi ha dato per 3 o 4 volte del coglione. Io ve lo faccio vedere al volo, guarda,
La vedete questa? La vedete? Sì. La vedi? Questa qui? La vedete, no? Coglione. La prima, la seconda. Mm-hmm. Ecco, ora, sinceramente, io mi dico, te fai il punto centrale dove voglio arrivare è questo, state bene attenti. Lui a un certo punto ha cambiato direzione ed è andato verso la spiritualità. Io la spiego bene cos'è la spiritualità nel libro, dovreste leggerla. Ora, io in due parole dico, te sei amico dei massoni, perché ce li hai portati te e guai a parlare male di quello, vai a parlare male, io non parlo male di nessuno, mai a fare un commento su quello, a fare un commento su quell'altro, perché te naturalmente sono tuoi amici. Benissimo, però se io devo giudicare la crescita spirituale che hai avuto con questi commenti qui che hai fatto, bene, allora forse stanno lontano dalla tua spiritualità, non credi? Perché se i risultati devono essere questi, è meglio occuparci di calcio, vedere la Formula 1, insomma leggere un altro libro, piuttosto che stare dietro alla spiritualità. Perché la spiritualità in questi termini è solo una grande stupidaggine. Una vera crescita spirituale non ti può portare ad avere un atteggiamento così. Sarai d'accordo, Baldo, no? Direi di sì, direi di sì. Direi allora, di sì. Allora, vediamo un attimino quelle le foto che ho postato. Questa è la... per farvi un esempio, vedete? E questa è una cosa che ho postato il 17, è una, cioè sono tre o quattro, il 17 marzo del 2020. Credo che fosse, se andate a controllare le date, il primo o il secondo giorno della pandemia. No, forse una settimana dopo, perché si parlava già della terapia in Russia e Cina. Ma poi scrivo, ma quale pandemia? Quale pandemia? È un mondo guidato da psicopatici corrotti. Allora, io mi aspetterei che uno che si occupa di controinformazione avesse un atteggiamento completamente diverso e non facesse controinformazione protestando di qui, protestando di là, andando in piazza, non in piazza, senza magari chiedersi se questo virus esiste davvero e che cosa è poi il vaccino, come ho fatto io invece nel libro. No, di questi argomenti non parlano mai. Come mai? Adesso questo è quello che io ho Vox Italia, vi ho detto, e questo è il famoso Francesco che guida, insomma, che dirige praticamente il giornale, no? Anche lui, Vox Italia, è associato al filosofo, lì come si chiama? Fusaro. Questo è esatto. È il messaggio, era un po' piccolino, il messaggio che gli ho inviato, niente, non mi ha nemmeno parlato, assolutamente neanche risposto, almeno in America quando contatti una rivista ti rispondono ultimamente Fusaro sta coglionando che non lo puoi immaginare, cioè è una cosa pazzesca, dice delle cose che... Allora fammi la domanda che ti ho chiesto prima. Ma la domanda fammela di chi? Di Fusaro? Ecco, di Fusaro. Sì, fammi la domanda su Fusaro, ti do la mia risposta. Ecco, Fusaro, io lo ritengo, almeno io, che fa parte del sistema, ma più del allora, di Mazzucco anche, credo. Allora, la tua non è una domanda, è un tuo commento, va bene, lo stesso. Andiamo ad arrivare al punto. Allora, Fusaro, perché Fusaro è così famoso? Per le ragioni esattamente che hai sottolineato te, ma anche per un'altra ragione, vediamo se ci arrivi. Perché si vede sempre su questi canali, anche in televisione, come mai, perché? Beh, penso che perché sia per il fatto che comunque lui funziona al sistema. No, perché è massone. Dovete cominciare a ragionare in questa maniera qui, se no non capirete un cazzo di niente, scusatemi il francesismo. Sì. Io ormai sono un anno che cerco. No, guarda, condivido perché chi non conosce che cosa sono i massoni e qual è il ruolo della massoneria, specialmente negli ultimi
diciamo 100 anni, ma anche un po' prima, non capisce, non mai potrà capire gli eventi che avvengono nel mondo, eccetera, eccetera. Questo senza Ecco, dubbio. però per Che rischio. correttezza, Ubaldo, mi devo correggere, dobbiamo chiamarli iniziati, non massoni, perché la Vabbè, massoneria è giusto. una cosa, gli iniziati ci sono tutti quelli dentro fanno un giuramento, capito quello che ti voglio dire? Ho Se no capito. è troppo limitativo e non è nemmeno giusto, perché non si sa bene, però lui certamente fa parte anche lui dell'opposizione controllata insieme a questo signore. Ecco, Questo, come si chiama questo? tra l'altro, guarda, la prova provata ce l'ha da Luigi Gaudelli, che appunto dice che Fusaro scrive anche per il Fatto Quotidiano di, come si chiama, di Robespierre italiano, che si chiama, come si chiama, porca puttana, insomma, il noto giornalista giustizialista, come si chiama, che ce l'ha con Sì, quello Berlusconi, lì ho cioè capito, dai, quello il lì, direttore del Fatto sì. Quotidiano, adesso mi sfugge il Sì, nome. quello lì Luigi, ho dimmi capito. come si chiama, dimmi come si chiama sto pirla qua, Adesso non me lo ricordo, quello lì, dai, quello lì. che viene chiamato anche Robespierre italiano. Beh, in effetti, se avanti così farà quella Allora, fine, insomma. andiamo Ah, avanti ecco, e Travaglio, faccio Marco vedere. Travaglio, grazie Berga, Ma Marco Travaglio, Travaglio, sì, Marco Travaglio. Travaglio. Ne faccio vedere un altro. Ora, questo qui magari è anche in buona fede, no? Mi sembra una brava persona, sto polacco qua. Ecco, Questo è uno diciamo che qua, va lì per scusa. farsi pubblicità. Ma cosa dice questo qui? Ma l'avete ascoltato quello che dice? Sì, Discorsi. È un esatto. avvocato. Non vi fidate degli avvocati. Mi Esatto, spiace sai dire cosa? questa cosa qui. Voglio dirti che Vincenzo Di Meo ci fa notare un importantissimo dettaglio che riguarda Meluzzi, il criminologo, Ah, il quale ci fa. ci arrivo, aspetta. Legge Dimmi, cosa ha scritto, dimmi. Aspetta. Vincenzo Di Meo su Meluzzi, che parla con dietro un calendario ebraico alle spalle. Non so se mi Vabbè, spiego. ora questo, lasciamo perdere il discorso Quindi, ebraico. no, era per dire. Vincenzo, lascia perdere, va bene. Vincenzo, Meluzzi è qui, lo faccio vedere. Non è Ah, neanche qui. Eccolo mi domandano cosa ne pensi qua. di esatto. Eccolo Mi qua. Era domandano cosa. già programmato, Esatto, quello già. Lui iniziato dichiarato, credo che l'abbia anche ammesso pubblicamente, un iniziato che si dichiara massone e fa bene se dichiara essere massone, perché non vedo per quale ragione uno non lo debba dichiarare, dovrebbe essere orgoglioso di essere massone, se no che cazzo Sì, ci sì, sta a sì, fare sì. la massoneria, come fanno gli americani, abbi pazienza. Sì. No, assolutamente. Per definizione, lo dico a chi ci ascolta. Non Ascolta. può far parte della controinformazione, dell'informazione alternativa. Non Scusa, può per definizione, dimmi. c'è una domanda per te. Take 84, cioè 84, dice cosa ne pensi di Francesco Carbone? Chi è Francesco Dicono. Carbone? È un altro, so Scusate. se conosce, un altro che si batte, insomma, è un altro. Carbone. Guardate. Tutti questi personaggi che vengono fuori dal nulla, vi faccio un esempio generale che vale per tutti. Come si chiama quello lì di Trieste? Ah, sì, ho capito. Furlan, Furlan, come si No, chiama no, quello no, lì no, di Trieste? no. Si chiama Insomma, Butzer, mi sembra. Butzer. Butzer, quello lì, che vengono fuori immediatamente e poi cominciano a essere intervistati. Non fanno un caspita di niente, cominciano ad essere intervistate a tutte le televisioni. Ecco, quella lì è controinformazione. Quelli sono tutti personaggi o che lavorano per i Butzer, servizi, lo Butzer, dico chiaro, Butzer, Butzer, Butzer. o che pure stanno a gioco, diciamo così. Ci sono un'altra domanda. Aspetta, cosa ne pensi di Zagami? Io penso, è stato anche in contatto per diverso tempo con Zagami, era in America, lo sapete, no? Io penso che Zagami sia un miracolato. Viene da Penso ridere. che Zagami sia veramente un miracolato per tutto quello che ha detto. No, è un grande paraculo, detto No, ma francamente. per tutto quello che ha detto, Sì, lui, siccome è stato anche 33, o comunque sia iniziato, magari non è stato 33 come dice lui, però sicuramente non è iniziato. È fortunato, molto fortunato, se è ancora vivo. Questo dico chiaro, perché quando sei all'interno non puoi cominciare a fare quello che ha fatto lui e cominciare a parlare a destra e a sinistra, a fare nomi, cognomi, è una cosa impossibile. È stato, per adesso l'ha graziato,
per adesso ma, l'hanno no, ma domanda, come mai lo fa dagli Stati Uniti? Che poi diciamo, è andato in bocca all'orecchio. Si è dovuto spostare. E appunto, si è dovuto spostare proprio... perché qui aveva avuto problemi. Per forza, proprio negli Stati Uniti che poi è la bocca del leone, insomma, del sistema, quindi fate il zagante. Vincenzo Di Meo, Vincenzo Cecchi Pavone è un altro iniziato. Quelli che vedete in televisione sistematicamente sono tutti che fanno quella parte, quel giochino lì, quasi tutti. Ora poi intendiamoci, non generalizziamo troppo, come sapete non mi piace mai generalizzare. Io dico che questi personaggi vengono creati apposta per occupare spazi, capisci? Perché sennò quello spazio lì potrebbe essere occupato da dottor Guerrieri, che parla della Tanzania di cose di cui non si deve parlare, rompe coglioni. Chiaro? È vero. Sì, sì, devono è vero, occupare è vero. Gli spazi. Loro sono bravissimi a fare questo lavoro. Io tanti anni che mi occupo di comunicazione, devo riconoscere che sono bravi. Lo fanno magari tante volte in maniera che io me ne accorgo, che è anche goffa, no? È ridicola. Ma la gente non se ne accorge. La gente oggi no. Digerisce tutto, non si accorge di niente. Gli dici che no. C'è un elefante che vola, dopo un po' ci crede, lo fai vedere con un ologramma, vedi, da oggi gli elefanti volano. Infatti. Andiamo avanti. Altre cosettine da dirvi. Prego. Eccolo, ne parlavamo, eccolo qua. Allora, vediamo un po' se riesci a individuare un qualcosa che caratterizza il canale. Questo canale che loro hanno, che da che cosa si può capire che questo gruppo di persone è comunque... Via, te l'ho già detto io, lo vedi, no? All'occhio. No, all'occhio, l'occhio a sinistra. Sì. L'occhio a sinistra, no? Sì. Ecco, guarda un po' che fa lui qui. Sì, un saluto massonico. No, ma quello l'ho beccato io al volo, non lo voleva fare, l'ho preso io per scherzo. Questo magari non lo voleva fare, l'ha fatto così come gesto. Però è stata questa buffa, no? Questa cosa qui, me ne sono accorto, e ho beccato questo e questo. Questo qui che cos'è? Questo qui, che cos'è, Waldo? Come si chiama questo? Beh, è un saluto massonico. Esatto. No, scusami, perdonami, questo simbolo no. Qui, come si... è l'occhio di Horus, santo Dio. Quello che la detto. Vanno conosciute queste cose. Vi pazienza sì, se sono ormai dovrebbero essere digerite, soprattutto ma prima, da persone... Prima te l'ho detto. Prima te l'ho detto cos'è. Infatti ti ho anche detto prima cos'è. Allora, io parlavo del gesto con la mano. Allora, siccome la maggior parte delle persone non conosce i segni, non capirà mai un caspita di niente, perché se conosci i segni capisci sicuramente quasi tutto. Io non so più come dirvi le cose, ma sembra che non vogliate studiare e io non ci posso fare niente. Eccoli qui, guarda, l'avevo preso, me l'ero anche scordato. Questi due qui, a parte questo Sandro Torella che sta diventando un personaggio, ma che livello di cultura ci avete in Italia adesso? Ma che cazzo è questo qui? Ma non dovrebbe neanche parlare in pubblico. No, scusami, uno che si chiama Torella. Ma lascia perdere il nome. No, nome. Scusa. Questo è uno che sì e no alla quinta elementare. Non ha pubblicato niente, non ha fatto un cazzo. Non dovrebbe nemmeno, a me dispiace Stio, sì, perché è andato da Fabio, no? L'ha invitato da Fabio, va bene, benissimo, per carità di Dio. Però faccio un discorso generale di cultura, capite? Fabio chi? Fabio Fazio? No, Fabio Fabretti di Border Knights, vedi? Ho capito. Qui c'è questo, ce n'è un altro, questo qui. Ma cosa cazzo vi dice uno così? Ma chi è quella gente che può essere attratta a guardare uno così? Ma cosa cazzo ci imparate da guardare uno così? Ma andate al mare, fate andare in montagna, fate altre cose. Questa gente qui non vi dirà mai nulla. No, sono tutti intrattenitori, come questo qui. Ecco. Beh, diciamo Red Ronnie è un po' come dici tu, ma ecco, invece Montesano, cosa ne pensi di Montesano? Enrico Montesano. Uguale, è massone anche lui, è chiaro. Ah, ho capito. Quella serie lì di attori, Gassman, aiutami,
Cerri, dei amici miei, no? Amici miei, sono tutti Sì, fratelli miei, ascolta, capito? ultimamente anche Celentano si è messo a criticare il sistema, si è scagliato Celentano proprio. non lo so, No, sinceramente no. stamattina c'è un articolo in cui lui si scaglia contro i giornalisti che fomentano l'odio e ha preso di mira Costanzo, il massone Costanzo. Costanzo è un altro massone, sì. Eccolo Grande massone. qua. Questo qui è uno che è venuto fuori 6 mesi fa, ha Sì. fatto un'intervista dicendo che era malato, prende la moto, va in giro e dice: ma cosa cazzo vi dice uno così? Ma Un cosa che ci state cazzo. dietro a queste puttanate qua? Ma Non non ti si dico un riesce più, ma cazzo. vi dovete Un cazzo. svegliare. È vero, è vero. Sono d'accordo con Eccola, te. eccola. Questa chi è? Questa è la Schillirò? È la Ecco, Schillirò. È la scegli, scegli. Schillirò. Ecco. È la Schillirò. Quindi è un pugno di domande enorme. E ovviamente Aspetta. vuole chiarezza. Allora, la Schirilò ha fatto un libro, eccolo qui, pubblicato da BioBlu, che ho, come vi ho Manca a detto, ho fare la contattato posta. 3 volte, non mi hanno neanche risposto. La ragazza con la rotella in più. Ecco. Quindi, per Cos'è? carità di È Dio, magari è anche una autobiografico? brava persona, però siccome se ne è parlata prima, adesso ve la faccio No, ma vedere, infatti i eh? cazzari in rete ce ne sono tanti. Poi vedi, no, tu, scusami Massimo, ti devo dire una cosa. Vorrei la tua attenzione su questo fatto, anche per far capire alla gente veramente chi siamo noi, italiani, e in che situazione ci troviamo. Ora, stai a sentire. Se tu hai notato, dalla fine del 2010, e te lo dico perché io ho seguito le cose, penso anche tu, in Italia si fa un gran parlare di sovranità monetaria, addirittura sovranità individuale, ci sono i vari movimenti, qua e là, pum, pum, padapam, padapam, tutti che scazzeggiano alla grande, ma c'è un problema. Sai qual è il problema, Massimo? Che tutti Dimmi. questi sovranisti che sono scoperti sovranisti grazie a me, e io dopo dico perché, fanno i conti senza l'oste. In quanto che l'Italia, come tu ben sai, caro Massimo, dalla fine della seconda guerra mondiale è il 51esimo stato degli Stati Uniti, ma con attenzione particolare, ovvero sia è una colonia che viene amministrata da personaggi che noi crediamo di eleggere per governare, in realtà ci amministrano. Ma questo lo fanno da tanto tempo. E coloro i quali provano a governarci, che hanno provato a governarci, come faccio per esempio Enrico Mattei, grande merce di Stato, Aldo Moro e Bettino Craxi, sappiamo la fine che hanno fatto. Eppure questi eventi e questi signori che sbaveggiano di sovranità non li fa pensare, non li fa pensare. In effetti, qui c'è un Veramente. signore qua. Aspetta che continui, c'è un signore qua che vorrei che adesso ricordo il nome, ha detto così, che solo con il sangue noi ne veniamo fuori da questa situazione. E purtroppo ne sono convinto anch'io, questo è il punto. Capisci? Questo voglio dire. In effetti, questa è la verità. Can you come back, please, to do that next time? It's no rush, right? Io, allora, il fatto che Can questi personaggi sono usciti fuori dal Caro Stefano dal 2011 in avanti è perché io nell'ottobre del 30, Ok, because 31, I'm sorry, I'm in già interview. morte, Okay, parlando when you con finish, you Sabato, can venne go and then giornalisti, we go next time. venne anche, come si Intanto chiama, buona. Finish venne tomorrow. anche Maurizio Blondè, Yeah. no, manca a fare la So, posta, what about e qui la the cosa puoi immaginare. Tutto qui. Ecco perché si parla di sovranità, capito? Sì, scusate, abbiate pazienza perché No, abbiamo cambiato. sì, tutto qua. Praticamente qui All good, right? See you tomorrow. What time? le disinformazioni Ok, see you tomorrow. Thank you very much. Thank you. diciamo, Asante. su certi personaggi e su fatti storici continuano e vengono alimentati in particolare anche da questi che si dicono contro il sistema. A Massimo, eccoci qua. Sì, scusatemi, abbiate pazienza, abbiamo anticipato. Ma Ho no, degli niente. operai qui che... Ecco, Niente, no, niente. niente, volevo dare la risposta a Luigi che Sì. mi chiede di Greg che non conosco e quindi non posso dire No, niente. Greg e altri, sì, Di Morris Sun, eccetera. aspetta, aspetta, di Radio
che ha un radio fa parte del sistema vecchio, quindi che adesso si mettono a contestare ora, lasciamo perdere, cioè anche lì opposizione controllata, lo dico chiaro. Morrison non è opposizione controllata. Morrison è stato uno dei pochi che mi ha dato spazio. Evidentemente, siccome ho già fatto la terza intervista recentemente, che uscirà a fine mese, se fosse opposizione controllata, si invitano tutti, meno che il dottor Guerrieri, mi sembra chiaro, no? È ovvio. Poi uno può contestare quello che fa, se gli piace, se non gli piace, questo è un discorso, però io no. Poi fra l'altro non mi ha chiesto neanche un centesimo. Non, agli autori che intervengono lui non chiede neanche cioè contributi, niente, quindi io la mia risposta è assolutamente no per il momento, anzi ci sono in contatto, spero di fare un buon lavoro con loro, perché anche lui punta su loro, quindi siamo in contatto, vediamo quello che succede. Ci sono altre domande? No, naturalmente no, io stavo dicendo che come che il fatto che si parla di sovranità fu una mia conferenza che si tenne esattamente a Orte, a 50 km a nord di Roma, nel 30 di ottobre del 2010, in cui io posi il problema della non sovranità dell'Italia, del popolo italiano, della non nostra considerazione in politica internazionale, perché noi in politica estera non contiamo niente, perché non abbiamo nessuna libertà di manovra, se non per le cose spicce. Non siamo più un paese serio dove veramente abbiamo credibilità politica e anche militare a questo punto, perché non abbiamo nessuna credibilità in questo senso. Abbiamo le forze armate ridotte a un branco di impiegati, salvo rara eccezione, gente che timbra il cartellino e poi la sera va a casa, no? Cioè, quindi puoi capire che livello di forza armata abbiamo noi. Abbiamo marinai che sputtaneggiano, tipo fa il ballo del qua, come è successo un anno fa lì a Taranto, una cosa vergognosa. Abbiamo generali che si prestano a fare i guappi per cacciare chi devono vaccinare, no? tanto per cambiare, no? Quindi voglio dire, un paese che non esiste, l'italiano conta solo per un motivo solo, conta solo come individuo che dove va nel mondo si fa far valere per la sua professionalità, il suo lavoro, la sua intelligenza, ma l'italiano come popolo non lo caga nessuno, perché non siamo considerati a nessun livello, ci prendono a schiaffone per una sera e noi stiamo zitti. Questo è tutto qua. Fammi dare una risposta a Emiliano che mi chiede dell'oro, così approfitto un attimino, sì, per fare il punto della prego. Stessa. Sì, sì, prego, prego. Allora, io da tempo, anche nei miei interventi, e abbiamo con Ubaldo abbiamo fatto una serie che ho chiamato Piano B, vieni via con me, che è ancora presente, no, sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri. Quindi se uno vuole un'idea generale anche sull'oro, sulla situazione economica, ma anche di tante altre cose, lo invito a vedersi questa serie quando c'è un po' di tempo, sicuramente magari gli do più informazioni di tanti altri. Comunque, a parte questo, io punto sull'oro perché, appunto, in due parole, la situazione economica è tale per cui c'è una grossa bolla finanziaria a Wall Street, tanto per cambiare, e può esplodere in qualsiasi momento, perché non riflette l'economia reale. Questo chiedetelo a tutti gli esperti che volete e non c'è versi. Un momento in cui esplode quella bolla lì, come spiego io, perdiamo minimo 50% del potere di acquisto. Quindi il nostro asset in poche ore scenderà, qualunque esso sia, al 50%, perché è costituito da soldi, da stocks, immobili, e quindi sono tutte cose che saranno soggette a questa crisi. Se possediamo oro, se possediamo oro, argento, metalli preziosi, con Ovest potete comprare anche palladio e platino, l'oro è al sicuro in quel senso, perché la storia insegna che l'unica vera moneta è l'oro, siamo l'argento. Quindi viviamo in un momento abbastanza strano, sto ultimando la lettura di un libro che scritto, La guerra dell'oro, scritto da Ferdinand Lips, famoso banchiere svizzero, e lì nel libro ci sono scritte tante cose interessanti che nei libri di economia non si leggono.
Cioè, è chiaro che tutti i grandi, i grandi eventi, i grandi imperi, no? Le grandi storie sono state fatte dalle nazioni varie, in vari momenti, in vari stati, soltanto quando, la nazione era, centrata e garantita da monete d'oro. Non è mai stato fatto in un momento come questo in cui l'oro non è più a garanzia della moneta. Ecco perché ci troviamo in grande difficoltà. E vi dico questo, vi do una cosa mia, ma credo di averla capita abbastanza bene. Perché è importante investire in oro in questo momento? Beh, è il posto più sicuro dove tenere i propri soldi, soprattutto in Ovest, perché Ovest è un trust e nessuno può toccare i soldi all'interno di un trust. Può venire la terza, la quarta guerra mondiale, nessuno li può toccare. Nel momento in cui però c'è una crisi finanziaria di questo tipo, naturalmente l'asset può andare giù, gli stock e tutto, ma l'oro dopo poco va su. Quindi le previsioni addirittura sono che quando inseriranno la moneta digitale, questo non avverrà a breve, questo avverrà magari più avanti, ritorneranno alla garanzia dell'oro, perché a quel punto sarà completamente digitale la moneta. Tenete presente che adesso è già quasi digitale, perché il 95-96% della moneta è comunque, sono comunque numeri in computer. Quindi in un certo senso siamo già in una situazione di monetizzazione digitalizzata, a dire la verità. Però diciamo esiste ancora contanto. Contanto lo leveranno perché contamina il virus. Il virus, mi viene da ridere, scusate, si trova sulle monete, quindi le monete dovranno a un certo punto essere eliminate. E con l'inserimento della moneta digitale ritorneranno alla garanzia dell'oro, perché loro sanno benissimo che è l'unico sistema per stabilizzare l'economia. Tanto quando avranno ottenuto quello che vogliono, a loro non interessa niente. L'importante è che poi ottengano quello che vogliono loro, il programma che hanno, e che poi si stabilizzino le cose come le vogliono fare loro. È evidente. Quindi investire in oro significherà a quel punto, quando ci sarà l'inserimento della moneta digitale, e ritorneremo al gold standard, si chiama gold standard, che probabilmente l'oro farà due volte, raddoppierà. Ricordo che negli ultimi 12 anni, Baldo, mi segui? Negli Sì, ultimi certo. 12 anni l'oro ha fatto 5 volte. Quindi quando si parla di oro come bene di rifugio, si dice una cosa vera, ma non si dice tutta la storia. Perché 5 volte, capite, anche se c'è stata un po' di inflazione, è accidenti, è stato forse il migliore investimento dopo l'exploit del Bitcoin, che non è una moneta, è una moneta digitale, è una moneta, in modo di dire, è un esperimento che loro stanno facendo con Bitcoin, Bitcoin, come ho spiegato, coin. Ritroverete quindi un patrimonio in tasca. Poi esiste il principio della diversificazione. Domanda, chiedetevi in giro, amici, colleghi, dove hanno diversificato il proprio asset e il proprio patrimonio. Vi diranno in immobili, in stock e in soldi in banca. E l'oro, che sarebbe la prima cosa da comprare perché è l'unica moneta vera, ce l'hanno in pochissimi. E questo spiega il Ferdinand Lips. È stato dovuto alla creazione, si è avuto in America dopo la creazione della Federal Reserve, che evidentemente non vende oro e aveva intenzione di vendere denaro, fiat denaro, no? Perché funziona così il sistema. Quindi c'è stata tutta una politica che è partita dal 13, che ha svalutato proprio l'importanza strategica dell'oro e che ha portato poi anche vari disastri con le varie crolli di borsa che ci sono stati, che sono sistematicamente basati su speculazioni finanziarie. Quindi investire in oro significa anche preservare i mercati, renderli più stabili, evitare crisi e collassi come quelli che ci sono stati, per esempio, in passato, no? Mi sembra 78, e poi 29, 78 e poi anche nel 2008. Va Quindi, bene. fra l'altro, si fa anche quindi una cosa positiva. Ci sono Perfetto, altre allora, no, domande? niente, allora siamo già a tempo ormai,
siamo insieme solo ora, quindi no, domande quando ne vedo. Sì, allora vi dico due cosettine velocissime, in chiusura, perché no, adesso abbiamo già detto tante cose. Si dice nel libro, e l'ho spiegato diverse volte, che loro si presenteranno, si manifesteranno nel 2025. La puoi far vedere questa foto? Sì, sì. Questo è in uno show. È stato presentato l'iPhone 13, no? L'iPhone 13 è l'iPhone attraverso il quale, il nuovo prodotto attraverso il quale ci sarà il riconoscimento, quello lì digitale, no? Già in funzione oggi, e senza quello non potrete accedere al telefono. Vito? Non potete fare niente se non avete quella cosa lì, qui, da qualche parte, per farla vedere, no? Poi, ma la cosa più grave di tutti, è che questo signore qui, io ho cercato di verificare la bontà di questo video. Credo che sia originale, però prendetelo un po' così, prendetelo un po' così, perché non l'ho potuto verificare più di tanto. Però lui dice, alla fin fine, sapete perché noi si fa questa cosa qui? Dice, perché noi si marchia? Perché noi siamo la Apple. Capito? Cioè loro si stanno già manifestando, soltanto noi non siamo preparati a capire il messaggio e non si capisce niente quello che questo signore vuol dire. Quindi loro si stanno già manifestando con il classico stile americano, che cominciano a buttarti lì le cose, no? Sia a livello conscio che a livello subliminare, e poi in maniera tale che poi quando i tempi sono maturi te le sbattono davanti a te e te li accetti. A quel punto non puoi dire niente, perché sei già una bella rana bollita. E sono bravissimi a fare questa cosa qui. Sono dei fenomeni. Lo fanno molto meglio loro di noi. Noi siamo dei cialtroni a livello televisivo, ma loro lo fanno benissimo. Capito? Lo hanno fatto tanti prodotti in America con l'aspartame, l'hanno fatto per tantissime cose. Purtroppo, è vero, è vero. Te l'ho detto, insomma, abbastanza, con grande rammarico, ma vi ho dovuto mettere allerta. Ti volevo dire anche delle altre cose, però purtroppo no, magari se no, si parla un'altra volta, perché non c'è più tempo. Sì, sì, certamente. Va bene? Va bene. Benissimo. Allora ci sentiamo adesso. Chiudiamo con questa bella immagine di Valentino Rossi, dai, falla vedere un attimo. Sì, eccola qui. Sì, la tiriamo con questa immagine qui. Valentino Rossi. Questa è una specie di murales che gli hanno dedicato gli sportivi spagnoli a Valencia. Vedete che vuol dire essere appassionati di sport? Un saluto a tutti, mi raccomando, scaricate la trilogia per 9 euro, è ancora a disposizione 10 euro dal sito ambienteaperta.net. Okay, impiegate bene, il tempo in maniera utile. Un saluto a tutti, ciao. A presto, grazie Massimo. Grazie a te, Valdo. Ci sentiamo presto. Ciao. Ciao.